Carissimi amici appassionati di videogiochi, eccoci di nuovo con il nostro appuntamento con le nostre cassettine per Commodore 64. Torniamo sulla special program, ma questa volta la numero 10, marzo 85, marzo di 32 anni fa, uscì la special program. Oggi non parto col primo gioco della cassetta perché nel rivedere i titoli sono andato a tirar fuori dal cilindro Spooly che mi piaceva così tanto, e allora parto da questo, che forse è anche il migliore della cassetta, forse, ma anche no. Allora, leggiamo subito cosa dicevano la descrizione della special program. Descrizione della special program sempre molto ristrette, dicevano l'essenziale, non erano, diciamo, tra virgolette, così professionali come le Game 2000 o Super Game 2000. Allora, un goloso topolino cerca di fare razzia di diverse stanze, prova però alcuni robot che lo fanno fuggire nei labirinti. Non deve mangiare troppo, sennò ingrassa. Punto. Bon. Basta. Questo era quanto diceva del gioco. In realtà è molto più profondo di quello che la descrizione dice. Andiamo nel menu, regoliamo la difficoltà. Tempo d'esplosione lo aumento un attimo, se no muoio, morirò ogni volta che lascio una bomba. E che gioco era questo Spooly? Spooly, un misto tra Bomberman, un misto tra Pac-Man, ma molto più divertente. Perché adesso andremo a vedere, ecco qua, siamo partiti, noi siamo il topolino, che per prima cosa affamato, dobbiamo prendere le chiavi. Per ogni chiave c'è una stanza, una barriera da aprire per prendere la frutta, però come vedrete ingrasseremo e dobbiamo aspettare qualcosa lì che passi e ci tocchi per farci dimagrire di nuovo. Perché tutto ciò? Perché se noterete nel labirinto ci sono dei bordi, delle strettoie che non ci faranno passare se non dimagriamo. Bellissimo game design, bellissimo, ho sempre trovato molto bello, molto, era una variante ai soliti Pac-Man e tutte, molto più profondo come dicevo, vedete? Chiave, frutta, si ingrassa come dei ballons. E bisogna aspettare quel coso lì che non so neanche dirvi cos'è, farci prendere per dimagrire. Ovviamente quando siamo magri e piccolini non dobbiamo più farci toccare, altrimenti moriremo e perderemo una vita. Ed ecco qua, dobbiamo raccogliere tutta la frutta. Per far ciò, chiave dopo la chiave, bisogna ovviamente prenderne una alla volta, non si può prenderne due o tre insieme. Più passa il tempo o più frutta prenderemo, i nemici, come avrete notato, andranno più veloci. Dobbiamo stare attenti, ecco, adesso mi ha incastrato, no? Sono morto come un baluba, morte evitabile, ma comunque mi è sempre molto molto divertente. Adesso ci riproviamo, faremo almeno un paio di livelli, almeno. Perché? Perché sì. Perché mi va di farlo. Perché mi diverto ancora, dopo 32 anni. Sono giochi senza tempo. Ho sempre detto. Adesso mi sto complicando un po' troppo la vita. Dovrebbe essere. Ci manca una serie di ciliegie per completare il livello, ma come vedete c'è sempre
antipaticissimi nemici sempre intorno dove dobbiamo andare noi. Adesso aiuto, scappiamo, mi fotte. Vabbè, perso un'altra vita da idiota. Si doveva fare senza perdere neanche una vita, invece ne ho già perse due al primo livello, ma fortunatamente ne abbiamo 5, quindi ce ne è di vediamo di fare meglio al prossimo livello. Pronto, ed ecco qua, cambia un attimo la tipologia di labirinto, cambiano i nemici, cambia il colore della palette, ma la sostanza non cambia, ovviamente. Chiave, frutta, ingrassare, dimagrire, chiave, frutta, perché altrimenti se noi non prendiamo quel tizio che ci fa dimagrire, rimarremo intrappolati in breve porzioni di labirinto, e se i nemici vengono dalla nostra parte saremo benché fregati. Andando bene, aspettiamo ancora il tipo che ci fa dimagrire. C'è anche, dove c'è scritto spuli, vedete in alto con la S lampeggiante, una specie di bonus mi sembra, che ora non mi ricordo più come si fa a ottenere, quindi non complichiamoci troppo la vita, che è già troppo complicata di suo, e via. Continuiamo a mangiare ananas, mi sembra che siano, ma non finire. Mi sembra che me la sto cavando meglio, i nemici sembrano si stanno facendo i fatti loro, non sono così aggressivi, e se loro si fanno i fatti loro io faccio i fatti miei. Mi mancano due chiavi, due serie di frutta da prendere, andando tutto liscio, fin troppo liscio. Ultima chiave, ultima frutta, livello completato, perfetto. Ah, c'ho anche, ho detto prima, un misto Bomberman, perché vabbè, io lo sto utilizzando pochissimo, ma abbiamo anche nel nostro inventario a disposizione delle bombe. Quando ci troveremo in difficoltà potremo fare ricorrere alle nostre bombe per non uccidere, ma perlomeno paralizzare il nemico. Qua ci sono le banane, musichettina allegrissima, musichette allegrissime, molto allegre, proprio la classica vita da topo, classica vita da topastro infame. Mangia a scrocco, questo mangia anche bene, si sta trattando molto bene. Ho fatto pena nel primo livello, ma sembra che me la sto cavando meglio, anche perché per adesso i nemici, come nel precedente livello, si stanno facendo i fatti loro, sono solo due e non mi stanno creando nessun tipo di problema. Le ultime parole famose, adesso vedrete che mi fregheranno. Ecco, quello è, penso che faccia parte del bonus, perché adesso mi si sta illuminando la P di Spooley. E niente, io non riuscirò sicuramente a completarlo, non il livello ma la scritta, per vedere cosa succede. Quindi, ecco qua la bomba, vedete che mi ha fermato il nemico che mi stava inseguendo. Adesso mi fotte, lo sento che viene, sono grasso, sono intrappolato qua, invece no, dai, abbiamo ancora una speranza. Sì, mamma mia che culo, mamma mia, ogni tanto ci vuole. Adesso sono diventati veloci, non sono due ma sono velocissimi, e sempre nei paraggi di dove devo andare io. Mi mancano un paio di chiavi, non facciamo stupidaggini.
adesso che è andato via un attimo. Ah, maledetto, maledetto, mi ha preso, perché ero magro e ovviamente ti colpisce quando sei stecchino, muori. Ho rischiato di morire in maniera idiota. Invece no, dai, una ultima chiave, ultima serie di frutta. Quindi saluto. Mi sa che non riesco neanche a finirlo perché sono ancora morto. Come non, meglio non dirlo. Dai, almeno questo livello andiamo a terminarlo. Ce l'abbiamo fatta senza troppi problemi, non è vero, ma ecco, dopo ogni tanto, ogni due o tre livelli ci sono queste scenette intermezzo simpatiche, divertenti, e il gioco poi riparte sicuramente. Bene, spero che il video e il gioco vi sia piaciuto. Seguitemi sempre, ci sentiamo alla prossima, ciao.